discorso del punto nascita. Ci sono delle novità per questo settore, diciamo così, un pochino più complesso? Non eludo la domanda, però vorrei dire che l'ospedale è tanto altro anche solo oltre al punto nascita. Abbiamo visitato oggi le nuove sale operatorie, quindi un'ottima chirurgia che può avere una prospettiva, l'ortopedia, la medicina interna, ovviamente il primo soccorso che è organizzato in modo ottimale, e poi tanti altri, diciamo, ambiti, penso anche l'hospice, tutta la parte che appunto era punto nascita, che adesso è percorso nascita e che prende in carico tutta la parte che riguarda appunto la gravidanza. Addirittura il nostro progetto sarebbe 1000 giorni, cioè anche dopo la gravidanza, per esempio attività di controllo e di allattamento, ma anche screening di secondo livello. E poi forse credo di dimenticarmi qualcosa, perché c'è veramente tante opportunità che questo ospedale offre, e noi continueremo ad investire. Sul punto nascita noi, come dire, siamo di fronte ad una sostanziale impasse dovuta al fatto che non esiste personale disponibile, per cui e anche i programmi che avevamo fatto per diciamo così rivalutare determinate zone che sono più decentrate, ovviamente, quindi le zone montane, no? I 4 punti nascita montani che erano stati chiusi negli anni scorsi. È chiaro che questa situazione, questa nostra volontà si scontra contro una attuale impossibilità, diciamo, di reperimento del personale, ma questo non ci impedisce di dare alle donne di tutto il, diciamo, territorio un riferimento importantissimo praticamente da subito dopo il momento in cui soffrono di rimanere incinta fino a dopo il parto. Quindi è un percorso che si sta irrobustendo.